Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus di nuovo in onda su questo canale televisivo. La buona giornata a tutti quanti voi da me, dall'astrologo di riferimento di Cartomanti Europei, per un'altra puntata che nel prossimo quarto d'ora vi svelerà qual è il vostro oroscopo per oggi, venerdì 20 maggio 2016, a grandi passi verso un altro bel weekend. Programma curato e prodotto da Cartomanti Europei, grande organizzazione dedicata alla cartomanzia telefonica, non soltanto a quello, come potete vedere, anche astrologia e poi aggiungo io numerologia e tante altre possibilità di entrare in contatto con le persone che operano all'interno dello staff di Cartomanti Europei. Iniziamo quindi. Prima però vi ricordo i contatti, il contatto telefonico diretto, ad esempio lo 0773493505, oppure il sito internet www.cartomantieuropei.com, che vi invito ad andare a sbirciare perché è un sito molto completo che già da solo vi spiega molte cose. Noi nel frattempo però parliamo delle stelle partendo dal segno zodiacale dell'Ariete. Eh sì, segno dell'Ariete che in questa giornata insomma sarà un po' indeciso, stranamente, perché voi invece siete sempre delle persone determinate, però questa luna in transito nel segno dello Scorpione in opposizione con Mercurio nel segno del Toro vi mette in testa qualche strano tarlo, qualche dubbio. Ecco che allora qualcuno di voi potrebbe essere portato a rimandare una decisione. Forse fate bene, soprattutto se si tratta di spendere delle somme di denaro. Questa non è la giornata giusta per investire. Ecco, quindi magari se è possibile rimandare fatelo. Ed è una luna questa che può insinuare qualche dubbio anche a livello sentimentale. Anche sotto questo punto di vista, evitate discorsi troppo impegnativi con il vostro partner. Evitate anche di prendere delle decisioni definitive che possono riguardare la casa o una spesa da fare in casa. Forse c'è bisogno di valutare meglio, d'accordo? E poi, se è possibile, cercate anche di seguire il consiglio che può arrivare da persone che ne sanno più di voi. Ecco, un pizzico di umiltà in questa giornata sarebbe indispensabile per non commettere degli errori. E poi il sole si sposta nel segno dei Gemelli, che significa capacità di comunicare, che è certamente migliorata, ma anche capacità di ascoltare. Andiamo al segno del Toro. Allora, amici del Toro, me lo sono appuntato. Alle ore 16:36 minuti il sole esce dal vostro segno per entrare nel segno dei Gemelli. Quindi tutti i nuovi nati in questa giornata fino alle 16:36 apparterranno ancora al segno del Toro. Dopodiché saranno a tutti gli effetti del segno dei Gemelli. Cosa significa questo spostamento del sole? Beh, chiaramente viene meno un po' di energia, di entusiasmo, di ottimismo, però tutto sommato non è che le cose cambino radicalmente. Sarete un po' meno esuberanti, sarete più portati in qualche modo a consolidare, no, tutto quello che avete ottenuto in quest'ultimo periodo, sia per il vostro lavoro, sia per quanto riguarda i sentimenti. È stato un periodo molto ricco, continua ad esserlo, e questo sole vi invita a mettere qualche paletto, no? Quindi a rendere più stabile un rapporto sentimentale che può essere appena iniziato, oppure qualche risultato che avete ottenuto in ambito lavorativo. Andiamo al segno dei Gemelli. Abbiamo detto alle ore 16:36 il sole entra nel vostro segno. Ottima notizia! Finalmente recuperate un po' di sicurezza in voi stessi, nelle vostre capacità, nelle vostre qualità, e questo porterà dei risultati certamente migliori sul lavoro e anche in ambito personale, sociale, sentimentale. Vi eravate un po', come dire, defilati in queste ultime settimane, avevate lasciato agli altri il palcoscenico. Adesso invece tornate ad essere un po' protagonisti di questo oroscopo. È chiaro che i problemi non sono ancora del tutto superati. Le cose miglioreranno nettamente dal 24, quando Venere entrerà nel vostro segno, ma già insomma sentite una nuova vitalità. Inizia del resto il mese del vostro compleanno e quindi risultate molto più ottimisti.
andiamo al segno del Cancro. Per voi questa è una luna molto bella, quella che transita nel segno dello Scorpione, una luna fortunata. È una luna che si scontra però con Mercurio, qualche spesa di troppo per concedervi dei lussi, dei piaceri, insomma potreste anche evitare, però alla fine se tutto questo vi porta gioia e maggiore serenità fatelo. Consideriamo anche che questo Mercurio vi consente di ottenere degli ottimi risultati da un punto di vista economico, finanziario, proprio dal vostro lavoro, quindi magari un piccolo strappo alla regola, un piccolo lusso in più ve lo potete anche concedere. E questa è una luna che parla anche di amore, di sentimento, scontrandosi con Mercurio parla di una certa facilità da parte vostra promettere mari e monti. Sappiamo che voi siete un segno estremamente romantico e quando vi sentite mossi da queste emozioni così forti, certe volte non sapete regolarvi. Ecco, però tutto sommato questa è una giornata davvero fortunata. Per seguire più da vicino cartomanti europei e soprattutto astrologi, cartomanti di cartomanti europei, vi invitiamo a scaricare sul vostro telefonino o sul vostro tablet l'applicazione che si chiama Divo, scritto D-I-V-O, semplicemente quattro lettere, che vi consente appunto di collegarvi direttamente con il computer che gestisce il centralino dei cartomanti europei. Questa è una cosa avveniristica, tecnologica, vi fa capire qual è il vostro cartomante in linea in quel momento, se è libero, se è occupato, se lo potete chiamare, se potete prenotarvi. Nel frattempo potete leggere la sua biografia, avete la possibilità di effettuare, mi pare per la prima volta, per la prima installazione, dei minuti gratis di consulto. Insomma, informatevi meglio se volete. L'applicazione si scarica da Google Play Store per i telefonini Android e dall'Apple Store invece per i telefonini Apple, evidentemente. Chiedete maggiori informazioni se volete allo 0773 49 3505. Andiamo avanti, perché sempre all'interno della grande famiglia di cartomanti europei, a proposito cartomantieuropei.com, andate a dare un'occhiata, il nostro astrologo di riferimento che porta avanti l'oroscopo per questo venerdì. Si avvicina il weekend e si avvicina il weekend anche per gli amici del segno del Leone, ma non solo al weekend, ci sono ottime notizie per gli amici del Leone. Il vostro padre astrologico, che è il Sole, finalmente torna in una posizione favorevole a voi. Sappiamo che quando il Sole è difficile, in quadratura, in opposizione, un po' nascosto, voi andate sempre un po' in crisi, no? Perdete un po' quelle che sono le vostre doti migliori. L'estate però pian pianino recuperando, a partire proprio da questa giornata, e soprattutto i nati nella prima decade riacquistano una grande sicurezza nei loro mezzi, e soprattutto un po' più di fiducia anche nei confronti degli altri, quella che vi è mancata per troppo tempo nelle ultime settimane. Eravate molto diffidenti, avevate paura di essere attaccati, aggrediti, imbrogliati. Adesso, grazie a questo Sole nel segno dei Gemelli, invece recuperate proprio la voglia di stare in mezzo alla gente, questa socialità che vi rende comunque sempre un segno molto amato, anche perché dimostrate una grande generosità nei confronti degli altri. Questa socialità vi porterà degli ottimi risultati anche a livello lavorativo, professionale, ma è soprattutto in amore che ritrovate serenità. Andiamo al segno della Vergine. Per voi il Sole invece diventa negativo a partire proprio dalle 16:36 di questa giornata, però insomma tutto sommato si tratta di un transito che certo insieme a Saturno e Marte può diventare anche pesante, perché vi inchioda le vostre responsabilità, perché aumenta un po' anche gli impegni e di conseguenza la fatica e lo stress. Ma ci sono altri transiti, Mercurio, Venere, Giove nel vostro segno, che vi aiutano a trovare sempre le soluzioni, la forza anche di affrontare gli imprevisti e le difficoltà di questo periodo. Avete una grande creatività in questo momento voi amici della Vergine, quindi la soluzione per qualsiasi cosa è sempre a portata di mano. E poi godetevi l'amore, che anche in questa giornata può darvi delle bellissime emozioni, può regalarvi dei momenti indimenticabili grazie a questa luna bella, leggera, spensierata nel segno dello Scorpione. Andiamo alla Bilancia. Finalmente, devo dire, un Sole che torna amico. Da quanto tempo è che non lo era più? Non lo era più da metà febbraio,
Ecco, e quindi voi cominciate in qualche modo a riprendervi. Perché dico riprendervi? Perché la primavera, come al solito, è una stagione pesante per voi, amici della bilancia, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista mentale e di rapporti, rapporti che si inaspriscono spesso in primavera, ma perché voi siete di cattivo umore, perché magari non vi sentite al top della forma, e quindi questo vostro malessere di fondo si ripercuote anche sulla vita sociale. Adesso questo sole invece parla di un aumento di vigoria e di energia che potete sfruttare sia per migliorare i risultati sul lavoro, risultati che sono un po' mancati ultimamente, sia per riallacciare certi rapporti che sono stati messi in crisi dai transiti primaverili. Andiamo al segno dello Scorpione, ancora una luna che transita nel vostro segno, ma la notizia migliore è questo sole che non è più ostile, che non è più nemico dal segno del Toro, e quindi non vi sentirete più costretti magari ad essere al top. Questo sole nel segno del Toro che cosa produceva? Un po' di insicurezza da parte vostra, no? E questo quindi portava a esagerare, ad aggredire, a esagerare nelle vostre manifestazioni anche di sicurezza, no? Perché quando qualcuno si sente poco adatto a certe mansioni, a certi incarichi, a certi compiti, tante volte tenta, no, di mostrare invece di sapere più del necessario, più del lecito. Questo sole nel segno dei Gemelli vi riporta un po' alla normalità e vi permette quindi di ritrovare un maggiore equilibrio. La luna in transito nel vostro segno renderà questa giornata molto interessante da un punto di vista sentimentale. Il fatto che poi voi vi sentiate di ottimo umore, insomma, facilita di molto le cose. Bene, allora ricordate un altro appuntamento con Cartomanti Europei, quello dedicato alla fiera del 29 maggio, la fiera esoterica a Roma, in via Casilina, nella discoteca Blackout, uno dei più grandi eventi che viene realizzato ad hoc per l'esoterismo, per l'arte della, per il mondo della divinazione all'interno dell'anello del raccordo anulare. Ecco, un appuntamento da non perdere, perché tanti gli aspetti godibili e usufruibili soprattutto nel corso di quella giornata, dalla mattina fino all'inoltrato pomeriggio, per ammirare ad esempio da vicino il Museo dei Tarocchi, per ottenere la lettura della mano in maniera digitalizzata, e poi sarà rilasciata anche una preziosa pergamena con la stampa appunto del risultato. Una conferenza, una convention che avrò modo di condurre e di presentare, al quale prenderà tra gli altri parte anche il nostro amico Azus, e poi soprattutto l'occasione di conoscere un po' più da vicino i nostri cartomanti, i cartomanti europei, che evidentemente si porteranno appresso anche le loro carte, no? E quindi magari insomma riuscite a capire anche quello che voglio intendere. Bene, allora, 29 maggio, via Casilina, Roma, so che ci ascoltate in questo momento in tutta Italia e anche un po' più in là dell'Italia, però se capitate, se avete la possibilità di appunto arrivare a Roma il 29 maggio, passateci a trovare. Discoteca Blackout, via Casilina. Azus, ultimi quattro segni. Sì, ripartiamo dal segno del Sagittario. Allora, per voi inizia questa opposizione del Sole. E allora questo che cosa significa? Significa che nei prossimi giorni, nel prossimo mese, diciamo così, viene un po' meno la vostra sicurezza, viene un po' meno l'entusiasmo e anche l'energia fisica. Rimarrà questa energia più che altro nervosa di Marte, no? Ancora in transito nel vostro segno e per i nati nella prima decade. Anche questa destinata però a terminare quando Marte, il giorno 27, si sposterà di nuovo nel segno dello Scorpione, perché è un Marte retrogrado. E allora, come capirete, state andando incontro ad un periodo piuttosto difficile. Sarebbe il caso di mettere qualche paletto nella vostra vita per avere dei punti di riferimento importanti che potrebbero sfuggirvi nelle prossime settimane, quando poi ci sarà anche il transito negativo di Venere, quando da giugno ci sarà il transito di opposizione di Mercurio. È una luna questa che però, nel segno dello Scorpione, non vi permette di essere lucidi. Siete particolarmente emotivi in questa giornata, quindi cercate di evitare
le decisioni definitive, le scelte drastiche e soprattutto gli investimenti importanti da un punto di vista economico finanziario, perché potreste sbagliare valutazione. Andiamo al segno del Capricorno, bella questa luna nel segno dello Scorpione, quindi tutto sommato un'altra giornata costruttiva, un'altra giornata piena di incontri, e questo sole che si sposta nel segno dei Gemelli ha a che fare per voi con il lavoro di tutti i giorni, la quotidianità, insomma sarete particolarmente brillanti e vivaci anche nelle questioni più banali, quelle che possono sembrare stupide, che invece voi avrete la forza di valorizzare al meglio per ottenere sempre il massimo del risultato. È un sole questo che però vi espone a qualche acciacco fisico in più, quindi curate magari la vostra forma con delle passeggiate all'aria aperta, con un po' di moto, che non fa mai male. Andiamo al segno dell'Acquario. Per voi amici dell'Acquario finalmente possiamo parlare della fine di un periodo duro, di un periodo difficile, di un periodo che vi ha messo alla prova. Ecco, ancora permangono dei problemi in questo cielo, perché ancora non è tutto rose e fiori, assolutamente no. Mercurio ancora negativo, questo Marte che sta tornando nel segno dello Scorpione a seminare zizzania nei rapporti personali, lavorativi e di coppia. Però almeno questo sole vi dà grande energia, entusiasmo e soprattutto speranza. La speranza di un futuro migliore, oltre a portare qualche coincidenza fortunata nella vostra vita. Chiudiamo con il segno dei Pesci. Per voi amici dei Pesci, beh, questo è un sole penalizzante nel segno dei Gemelli, ripeto, a partire dalle ore 16:36. Quindi poi pian pianino prenderà possesso di questo segno zodiacale, i suoi influssi, diciamo, difficili non saranno chiaramente evidenti in questa giornata, quindi potete approfittare ancora di questa bellissima luna, giorno ideale per fare un viaggio, uno spostamento di lavoro, per una comunicazione con una persona distante, lontana, per iniziare una nuova esperienza professionale, luna ottima per gli studenti e poi continuano ad esserci questi transiti meravigliosi per la vita di coppia e anche per i rapporti di amicizia, che riescono a strapparvi sempre un sorriso. Bene, è tutto allora per l'oroscopo di oggi. Ve lo ripetiamo oggi che è venerdì e che quindi l'appuntamento sta diventando sempre più imminente. L'appuntamento con Azus, direttamente al telefono con lui, ogni lunedì tra le 17 e le 19, ma potete telefonare e prenotarvi anche adesso per lo 0773 49 3505 per ottenere con lui l'oroscopo personalizzato. Munitevi del vostro luogo di nascita, la data di nascita ovviamente, e se possibile anche l'orario in cui siete nati, per fare proprio centro su un bersaglio che fotograferà il vostro tema natale, il vostro oroscopo personalizzato. Ogni lunedì tra le 17 e le 19, se volete prenotate anche ora, 0773 493505. Noi ci ritroviamo domani e sarà sabato. A tutti voi la buona giornata, buon proseguimento. A tutti voi.